Oggi apriamo i nostri lavori con un avvenimento eccezionale, perché il presidente Lenartz ci ha fatto l'onore di accogliere il nostro invito Aspettiamo un attimo. Patrizia? Sta qui? Bene, abbiamo ancora anche il piacere di avere tra noi il nostro Presidente, al quale facciamo gli auguri più affettuosi e lo ringraziamo di essere qui tra noi. Dicevo, un avvenimento eccezionale perché il Presidente Lenartz ci ha fatto l'onore di accogliere il nostro invito ad aprire i lavori di questa sessione con una sua conferenza sul tema l'autonomia del diritto dell'Unione Europea. Presentare il Presidente Lenartz a un consesso di studiosi di diritto dell'Unione Europea è un po', se mi permettete, il paragone irriverente, come presentare Cristiano Ronaldo ai tifosi juventini o Lorenzo Insigne ai napoletani. Chi di voi non conosce il Presidente Lenartz, la sua attività, le sue pubblicazioni? Egli è anzitutto uno studioso del diritto dell'Unione Europea, perché ha scritto e continua, malgrado la massa di lavoro che deve affrontare ogni giorno a Lussemburgo, continua a scrivere opere che sono importantissime per la ricerca e per gli studiosi della materia. Ma è anche un eminente esponente della Corte di Giustizia, di cui oggi svolge le funzioni di Presidente. Dopo essere stato per anni al Tribunale di primo grado e poi come giudice alla Corte di Giustizia e poi come Presidente di sezione e poi come Vicepresidente e ora da tempo come Presidente. E in questa attività egli dedica tutte le sue energie, che sono molte e notevoli, all'attività di gestione ma anche di guida e di impulso alla vita della Corte, perché si occupa di tutti gli aspetti, della Corte di Giustizia. E nel corso degli anni, nella sua attività, egli ha potuto imparare, conoscere bene tutti i meandri e tutti gli aspetti della vita della Corte, ma al tempo stesso ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare e quindi ricevere il consenso di tutti o quasi i membri della Corte nelle elezioni che si sono succedute alle cariche più importanti della Corte, e oggi egli è meritatamente quindi il presidente di questa.
E in questa funzione che egli svolge con intelligenza, competenza e sagacia, egli dà un impulso importante alla giurisprudenza della Corte, alla sua attività, alla sua organizzazione interna, ai dettagli più minuti della vita della Corte fino alle grandi questioni di rappresentanza esterna della Corte, nella quale egli svolge un ruolo importante con visite continue alle giurisdizioni degli Stati membri con i quali intrattiene rapporti utili e proficui. Quindi è un ruolo che trova nel presidente Lenartz una espressione tra le migliori, se non la migliore. Ma quello che voi non sapete, o che alcuni di voi non sanno, è che egli è anche un ottimo oratore. Egli parla in maniera brillante e perfetta, come del resto avremo modo di vedere di qui a poco, e quindi è con grande piacere che oggi lo ascolteremo nella sua lezione. Si tratta di un tema, quello di oggi, l'autonomia del diritto dell'Unione, che abbiamo già esaminato ieri e che è un tema centrale per la vita dell'Unione. Sono contento che egli abbia scelto questo tema per la nostra sessione inaugurale di questa mattina. Non resta quindi che dargli la parola, ascoltarlo, dicendogli una cosa. Forse oggi non saremo tantissimi, non sono il Nionappa Boku, aujourd'hui, ma i sono tous des européens convaincus. Donc, e peut-être qu'il n'y en a pas tellement, ma c'est un rencontre de européens. Au moins en Italie, il y a cette salle qui est composée de véritables européens. Je te donne la parole, cher Kuhn. Thank you very much, Professor Tiziano, dear Antonio, for this very kind introduction, which I have understood. My understanding of Italian is far better than the speaking of it. Mr. President, dear Beppe, what an honor that you made all the way here to be together on this podium. Thank you very much. Distinguished members of the Committee of Guarantors, distinguished members of the Managing Board of the new Associazioni Italiane degli Studiosi di Diritto dell'Unione Europea, fellow colleagues and friends, ladies and gentlemen, it's always a pleasure to come back to the eternal city of Rome, and even more so when one is invited to be the guest speaker at the first annual conference of this important newly established association. And for me, it's a real pleasure to see Antonio Tiziano, Beppe Tesauro, Paolo Mengozzi, all distinguished members of the court, our family group on the Kirchberg, that they are continuing the message of European Union law back home here in their country. Allow me to congratulate you all, not just for being here on a Saturday morning, which is already an achievement in itself, let's be frank, but beyond that, for the fantastic initiative that seeks to promote the study of European Union law and to foster the role that academia is called upon to play in the European integration process. Being myself both a judge and a scholar, I have noted ever since I was first appointed to the European courts in 1989 that those two functions complement each other. In the courtroom, judges must first and foremost, provide a convincing solution to the case before them, while at the same time contributing to the development of the legal order to which they belong. In the classroom, which I take now
as a token for scholarship in general. Scholars have the noble task of sharpening their own and young people's minds by teaching how to determine the implications flowing from a judgment. How to measure the normative strength of the rationale underpinning a judgment, and how to examine its consistency with previous case law. I sometimes like to think that scholars operate as an ex post check on the judicial process, be it at national, European, or international level. Needless to say, in order for that check to be effective, scholars must not lose sight of current legal problems by letting themselves go into high levels of abstraction. But for their part, judges must remain open to criticism, constructive criticism, and be aware of ongoing academic debates. In order to improve the quality of justice and leave a more equal and fairer society for the next generations, judges and scholars have no choice. They rather have a big opportunity to work together. And that is why I absolutely wanted to be here this morning and to dialogue with you. And I'm, of course, totally open for all the questions which come afterwards, formally or informally. I've been kindly asked by the organizers of this conference to talk about the autonomy of EU law. And I do that with all the more pleasure because our emeritus vice president is in a way the father of the autonomy idea, at the very least in its most recent and fundamental expressions by the full court. Effectively, as you now all know in this room, I'm referring to opinion 2/13, in which the European court, our court, had to rule on the compatibility with the treaties of the draft agreement of the Union for the Union to accede to the European Convention on Human Rights. I think that opinion contains probably the most detailed and comprehensive analysis of the autonomy of EU law. But that said, when one examines the concept of autonomy of EU law, in reality, one must revisit the classics. As is well known, the constitutionalization of the EU integration project began 55 years ago, when the Court of Justice delivered its groundbreaking judgment in Van Gent en Loos. In what is probably the most famous passage ever written by the Court of Justice, the court held that, and I quote, I only changed community by union, the European Union constitutes a new legal order of international law, for the benefit of which the states have limited their sovereign rights, albeit within limited fields, and the subject of which comprise not only the member states, but also their nationals. That's one of these short quotes which many in the room know by heart in their language. I know it by heart in Dutch, my mother tongue. I'm a Flemish Belgian. It's a bit like all American students know a few short quotes of Chief Justice Marshall's opinions, these formative opinions. And like, for instance, in Marbury versus Madison, it is emphatically the province and the duty of this court to say what the law is. Or McCulloch versus Maryland, we should never forget that it is a constitution we are expounding in order to legitimize that the court had to go somewhat more broadly than sticking strictly to the text. It's of the same order. It's constitutional law in the formative decade of the court's jurisprudence. Contrary to the position in relation to international agreements in general, the Court of Justice thus held that it is not for the constitutions of the member states to determine whether an EU treaty provision may produce direct effect.
That determination is rather to be found in, I quote, the spirit, the general scheme, and the wording of the EU treaty itself. Questions regarding the normative nature of EU law are to be solved in the light of the treaties themselves. It thus follows from Van Gent and Loos that the autonomy of EU law is governed by two different, albeit intertwined, dynamics. Negatively, autonomy seeks to define what EU law is not. That is, it is not ordinary international law. Positively, autonomy seeks to define what EU law is. That is, an autonomous legal order that has the capacity to operate as a self-sufficient system of norms. That's the autonomy. I will focus now on those two dynamics. And what follows next is thus divided in two parts. First, what EU law is not. It is not ordinary international law. Effectively, international law traditionally has operated on the assumption that actions brought by a contracting party against another contracting party are sufficient to guarantee the respect of an international agreement. It follows from the whole customary international law, partly codified also in the Vienna Convention on the Law of Treaties, and so on. It's really when there are problems, the contracting parties deal with them directly with one another. However, in Van Gent and Loos, the Court of Justice rejected that assumption. In its view, if the judicial protection of EU rights were limited to proceedings brought by the European Commission or a member state, that limitation, and I quote, would remove all direct legal protection of the individual rights of the member state's nationals. Hence, the judicial protection of EU rights is based on a system of dual vigilance. And those are the words of the court way back in 1963, 55 years ago. Dual vigilance. In addition to the supervision carried out by the European Commission and the member states, that is the public law actors, individuals are entitled to rely on their EU rights in the national courts. Van Gent and Loos established the autonomy of the EU legal order vis-à-vis international law. But in the following years, the Court of Justice continued to distance itself even more from international law. For example, whilst in Van Gent and Loos the ECJ wrote, the Union constitutes a new legal order of international law, in subsequent judgments, the expression of international law was abundant. For example, in the 1 year later Commission versus Luxembourg case, the ECJ, the Court of Justice, refused to apply, in the context of infringement proceedings, the principle of international law, according to which a party injured by the failure of another party to perform its obligations may withhold performance of its own, the so-called exceptio non adimplete contractus. The court said, the treaty is not limited to creating reciprocal obligations between the different natural and legal persons to whom it is applicable, but establishes a new legal order which governs the powers, rights, and obligations of the said persons, as well as the necessary procedures for taking cognizance of and penalizing any breach of it. So in other words, the reference to international law has fallen away. It's an international legal order. It's an autonomous legal order detached from international law. It stems from a treaty, but once it has come into being, it's an entity of its own. I cannot avoid thinking about the birth of a new human being. It stems from its parents, he or she, but from then onwards, it is an autonomous human being. And that's the image which is here raised
in 63-64 by our predecessors in the court. And I don't know what you think about it, and some of you will probably react negatively to my somewhat provocative statement, but I have, hopefully not in a heretical manner, during decades taught my students in Leuven that if you were to ask me what is the determinative feature distinguishing EU law from international law, I would not speak about primacy, nor even about direct effect. Because there you can say, well, primacy is a form of pacta sunt servanda. I know it's a bit different, but it's the development of that. And the direct effect, you may say, well, there are also self-sufficient provisions of international law. That's not maybe such a radical breakaway, like Bruno de Witten has also developed in 1984 in his article in the Revue Trimestrielle Droit Européen, revisiting after 20 years the Costa judgment. But the characteristic, which for me is really making the difference in a radical way, that's these judgments, in my view, too much neglected. Commission versus Luxembourg and the parallel case Commission versus Belgium. That is that the exceptio non ad impleti contractus is not valid in EU law. That is a radical breakaway in frontal opposition to what you read in the Vienna Convention on the Law of Treaties, codifying international customary law on treaties. So that is, in my view, very, very important. But we can discuss it. So I think that's a decisive distinction. It's always say you have, when you, in epistemological terms, when you have to define something, you always have then the genus, the general category, and then you have a species, and then you have the decisive characteristics which makes the difference, really defining the object to be defined. And so people can say, what distinguishes a human being from an animal? And then some say, well, yeah, the genus, they're both mammifers. I don't know how you say that in English. But a human being is more intelligent. And then the people saying, yes, but my dog is also intelligent in his own way, admittedly, but he's somehow intelligent. And I say, yes, it's maybe a matter of degree and not a matter of nature. But then there is a final stroke. A human being can laugh and smile. A dog cannot. An animal cannot. Well, I know that some say that even their dog can do that, but let's say. So I think it's in the same thing. When we really focus, the decisive stroke making the difference is this breakaway from the contractual setting, which is certainly the origin of EU law, but once coming into existence, it responds to its own autonomous logic. In the same way, in Costa NL, the court ruled, I quote, that by contrast with ordinary international treaties, the EEC treaty, we would now say the EU treaties, have created its own legal system, which on the entry into force of the treaty became an integral part of the legal systems of the member states and which their courts are bound to apply. Here I draw attention especially on the integral part of the legal systems of the member states. In my view, the Union is far more integrated into the member states than the member states are integrated into the Union. That's another provocative statement. In fact, Union law here in Italy is Italian law, which Italy has in common with 27 other states, that's for sure. But it is part of the domestic legal order. In my country, it's Belgian law. It's Bulgarian law. It's Danish law. But it's common. And given the equality of states and citizens before Union law, our court is needed to ensure that the interpretation, application, and enforcement of that law remains common, because the law was intended to be common. So that's another filling in of the concept of the common law of Europe, even after Brexit.
Similarly, in opinion 191, the Court of Justice refused to interpret the provisions of the envisaged EEA agreement and the corresponding treaty provisions in the same fashion, in spite of the fact that they were identically worded. The reason was that whilst the EEA is to be established on the basis of an international treaty, which essentially merely creates rights and obligations as between the contracting parties, and provides for no transfer of sovereign rights to the intergovernmental institutions which it sets up, the EU treaties, albeit concluded in the form of an international agreement, nonetheless constitute the constitutional charter of a union based on the rule of law. So you see that the autonomous character makes this gliding over from international law to constitutional law, because it's a self-referential system whose ultimate rule of recognition, HLA Hart, lies in the system itself, that is primary law of the Union and not somewhere else, elsewhere. Again, this idea of autonomy finds echo in the judgment of the Court of Justice in the XC and others case, a judgment delivered last Wednesday. It's a scoop, 24th of October 2018. That judgment, 3 days old, constitutes an important development in the case law of the court, as it serves to illustrate that the fact that the EU system of judicial protection of fundamental rights operates in a different fashion from that of other international systems of protection, such as the European Convention on Human Rights. It's an interesting case. You will discover it for those who have not yet read it. It's a case stemming from Austria. And in Austria, it's really a crucial case for our topic here today. In Austria, you have, after Austria has been convicted, quote-unquote, by the Strasbourg court in criminal cases, for non-compliance with one or another fundamental right, they can, in an exceptional procedure, reopen a judgment which has already received res judicata. And so now the question arose, should that same procedure also apply when it becomes clear later on that a definitive judgment in a criminal case or in another case, basically, is contrary to European Union law, and in particular, to the Charter of Fundamental Rights of the European Union. And some said yes, because in Austria, some judges said yes, because it's a principle of equivalence, it must be the same. Others said no, because it's totally different. Possibly to your surprise, the court said no. And in a very, very strong no. In a very strong way. Why? The court listed all the characteristics of the system of judicial protection in the European Union, saying the whole system is different. Union law is Austrian law. What I just said here, union law is Italian law. Union law is domestic law in Austria. It should be applied by the courts, and in case of doubt, they are entitled, the lower courts, and the highest courts are obliged to ask for a preliminary ruling. Once the judgment is definitive, union law, you know the jurisprudence, recognizes res judicata. So this whole paradigm is different from a court where it is an international court, the Human Rights Court, which, when all the local remedies are exhausted without there having been a single contact with that court, now comes in the very last instance and says that the court of last instance got it wrong. That's really the point. So we said it's different, the system. And it's really interesting to read that judgment, because it states the specificity of the European Union system against the backdrop of a purely international system, which is the Strasbourg system. And of course, we wanted also as a court to avoid that judges say, well, we apply anyway, we do what we want, even without dialogue with the Court of Justice in advance,
If ever something goes terribly wrong, we can always reopen the procedure. That would be a perversion of the normal enforcement of union law, which implies that the judges get it right when they decide the first time around. As I mentioned last January during my keynote speech at the opening of the European Court of Human Rights for 2018, judicial year, although both the European Convention on Human Rights and the EU legal order are committed to protecting fundamental rights, their respective systems of protections do not operate in the same way. That's really the core essence. Whilst the ECHR operates as an external check on the obligations imposed by that international agreement on the contracting parties, the EU system of fundamental rights protection is an internal component of the rule of law within the EU and its member states. External, internal. And that is the distinction which I said, which I just explained. I think those are the essential details. I don't have to go to it any further, but we can then have some more time for discussion. In the judgment, the Court of Justice describes the main features of the remedy at issue in the Austrian system. And the court says, as I just explained, the ex post procedure comes too late for union law. That's the core message of this judgment. The ex post procedure, where you can in fact apply without knowing the ECJ union law, and if it goes all wrong in the end, you have an exceptional reopening. That is not a system of union law. You should, from the first instance, appeal the obligation to refer. So when the system works as it should work, and then of course we quote Koebler. So when it's not complied with, and Koebler is not a holy theory, as we know from this Portuguese case of 2014, Ferreira da Silva e Brito. So there are now cases, and as you may be aware of, on the 4th of October, the court handed down for the very first time a judgment finding France in breach of union law because its Supreme Court, the Conseil d'État, in a specific case, has not referred, whereas it should have done so, because the case clearly displayed all the features of a reasonable doubt. So it's the first example where we say positively that the acte clair was clearly not present. So you see, that's all in this judgment, and it goes very deeply in the system of European Union law. So the ECJ reaches the conclusion that there is no equivalence between the procedure which ex post repairs, if you want, a wrong judgment, wrong because contrary to the ECHR, that is in fact to fall in line with an external check which only exists at that level, and the procedures of normal operation of the law which include the EU law dimension. Also in terms of effectiveness, and that's maybe even more interesting in the judgment, the court says, well, there is no problem of equivalence, but nor of effectiveness. Because effectiveness, it's always the interested parties which can avail themselves of union law before the national courts, before there is a definitive judgment covered by res judicata, and that judgment will then be given, if need be, under a reference to the Court of Justice, including inserting in the national procedure the judgment of the Court of Justice. So I emphasize this judgment because it might, for some of you, be counterintuitive if you say, well, this mechanism of exceptional review exists in case of a breach by a Supreme Court
of ECHR, why not the same when there is a breach of union law and in particular the Charter of Fundamental Rights? And our court said very deliberately, no. And this precisely to protect the autonomy of union law and the autonomy of the judicial system, and to protect the ex ante character, that is before there is a res judicata. So that's really the point of this judgment. Now, in a second move, I must emphasize that the Court of Justice puts on the autonomy a big emphasis. It puts it to the fore, even in cases where this, in very practical terms, makes a difference. However, that emphasis on the autonomy of EU legal order cannot be read as an attempt to cut the European Union loose from its international law origins. Autonomy must not be confused with complete detachment. In the light of Van Ghent and Loos and the cases that followed, the Court of Justice strives to define the EU constitutional space, but without denying the fact that EU law influences and is influenced by the legal orders that surround it. For example, when called upon to interpret international law agreements to which the EU is a contracting party, the Court of Justice will interpret those agreements consistently with customary international law. For example, in Front Polisario, a case decided in 2016, the Court of Justice was asked to interpret the expression, I quote, territory of the Kingdom of Morocco, contained in the EU-Morocco liberalization agreement, so as to determine whether that agreement applied to the territory of Western Sahara. Taking account of the principle of self-determination, the rule codified in Article 29 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and the principle of the relative effect of treaties, the Court of Justice replied in the negative. So the territory of the Western Sahara does not belong to the territory of the Kingdom of Morocco. Notably, drawing on several resolutions of the UN General Assembly and on the advisory opinion of the ICJ on the Western Sahara, the Court of Justice observed that since the indigenous population of Western Sahara must exercise its right to self-determination, international law accords to the territory of Western Sahara a separate and distinct status. Thus, the court held the expression territory of the Kingdom of Morocco could not be interpreted as including the territory of Western Sahara within the geographical scope of the liberalization agreement. So you see, often, and we know this all as scholars, we get the criticism, the autonomy of EU law is an excuse for isolationism. Cutting the court off influences from outside. I fully disagree with that criticism. It is one thing to say that the European Union is an autonomous legal order, understood as a self-referential system whose ultimate rule of recognition of all other rules in the system is the written primary law, the treaties and the Charter of Fundamental Rights, and some assimilated general principles of law which have been jurisprudentially elaborated. That's autonomy, but that does not mean that when you get contact points between EU law and international law, that the EU, like any nation-state legal order, is not fully bound to respect international law like any subject of international law would do it. So those are two things which must very expressly be distinguished, and that's what I try to do. That for the negative part, what EU law is not. Now the positive part, what EU law is. An autonomous, self-sufficient or self-referential and coherent system of norms.
Positively, the autonomy of EU law focuses on stressing the fact that that law is an autonomous legal order, since it has the capacity to operate as a self-sufficient system of norms. As I already mentioned in opinion 2/13, the Court of Justice undertook what is probably the most detailed and comprehensive analysis of the autonomy of EU law. By giving concrete expression to the relevant passages of Van Gentenloos and Costa NL, the Court of Justice explained that the notion of autonomy relates to the constitutional structure, the word figures, constitutional structure of the EU, the nature of EU law, the principle of mutual trust between the member states, the system of fundamental rights protection provided by the Charter, the substantive law of the EU that directly contributes to the implementation of the process of European integration, the principle of sincere cooperation, and the EU system of judicial protection, already mentioned, of which the preliminary reference procedure laid down in Article 267 TFEU is conceived as the keystone. So this whole enumeration I gave are all different paragraphs of that opinion 2/13. So all these elements are the substantive positive expression of the autonomy that is the specific character of the EU legal order. I think one may draw four direct implications from that positive understanding of autonomy. First, it is the treaties themselves that determine whether a norm belongs to the EU legal order. The incorporation of foreign norms into EU law is made conditional upon those norms complying with the fundamental values and structures on which the European Union is founded. If those norms fail to comply with those values and structures, then they cannot form part of EU law. And of course, at this point, you all think, I suppose, of the CADI 1 and the CADI 2 judgments. Indeed, they demonstrate that no public international law obligation may be incorporated into the constitutional fabric of the EU if compliance with that international law obligation entails a violation of fundamental rights as recognized in the Charter. In the same way, it follows from opinions 1/09 and 2/13 that the EU may not enter into an international agreement, the effects of which would be to disturb the judicial dialogue between ECJ and national courts. You remember that this was the problem in opinion 1/09, where that the first version of the international agreement, including member states of the Union and third states, the member states of the Union and third states, would have disempowered the national courts of the member states to an important extent, making that they could no longer in that field refer to the Court of Justice and engage in the dialogue, which the court in its ECHR opinion has called the keystone of the judicial system of the Union. More recently, in ACMEA, a judgment of the 6th of March 2018, to the reporting judge, our then Vice President, Professor Tizzano, the Court of Justice held that the autonomy of EU law precludes an international agreement entered into by the member states, that is, two member states among themselves, the effect of which would be to remove from the jurisdiction of their national courts, and thus from the scope of the preliminary reference procedure, disputes that may involve the application and interpretation of EU law. ACMEA clarifies that the application of EU law at national level and judicial dialogue between the national courts and the Court of Justice must always go hand in hand. For those who did not read ACMEA, it was a classical
BIT, Bilateral Investment Treaty, concluded in the early 90s between typically a Western European member state of the Union and a then not yet member state of Central or Eastern Europe. And since Western investors did not fully trust the newly established judiciaries after the communist time, the two member states said, the investors of one state, they can resort to arbitration rather than bring cases to the courts of the other member state, that the other state. And the whole question was, is such a treaty, and especially that arbitration clause, which then the defendant member state was bound blindly to accept in each case, for whatever investor to come in the future, is that covered? Is that complyingly better with union law? And our court said, we are not dealing here, and I say it expressly in an audience like this one, we are not dealing here with commercial arbitration. We are dealing here with a public international law treaty between two, since the 1st of May 2004, member states, whereby the defendant member state has in advance and on the basis of that public international law treaty given up the jurisdiction of its own courts, including for matters relating to European Union law, in favor of an arbitral tribunal, which as such is not a court or a tribunal of a member state and cannot refer questions to the Court of Justice. This disempowerment of the national courts, concomitantly with the weakening of the process for of the procedure for preliminary rulings, has made that the court has said that is an encroachment on the autonomy of union law as of the 1st of May 2004. But to be fully clear with you, suppose it had not been a BIT, but a contract between ACMEA and the Slovak Republic concluded in 92. The Slovak Republic organizing some services as an authority, contracting with a private party, that contract could perfectly have an arbitration clause. It's absolutely not covered by this judgment. That's commercial arbitration. That's not what it is. No, I say it because very often in the arbitration circles, people say, the court condemned arbitration. No, that's too short. Should read the whole judgment. This is judgment about the autonomy of the EU legal order, the preservation of the integrity of the judicial system of the Union, and also the principle of mutual trust. Because if two member states, let's be frank, a Western and an Eastern one, before Western investors invest the money in an Eastern, Central or Eastern European member state, and their state says, well, but you can't trust their judiciaries, you know. Yes, but what is then still the leverage we have in terms of rule of law procedures, saying that these member states have to do better? And there are now cases pending, as you know, on the rule of law in exactly these same member states, and possibly, unfortunately, more to come. The leverage, the reason why the European Union is dealing with that, is the autonomy of union law, understood in its positive enumeration of features, as you have seen them at work in opinion 2/13. Moreover, as the Pringle case shows, changes to the founding treaties may only be made in accordance with Article 48. That's also a positive expression of autonomy. A treaty amendment adopted under the simplified revision procedure must comply with the requirements laid down in Article 48.6. It's a constitutional amending process. That for the first remark. Second remark. It is the EU law provision itself that determines whether it produces direct effect.
As Van Genten Laws made clear, it is by interpreting the EU law provision in question that one may determine whether it vests rights in individuals which can be judicially enforced. Thus, the treaties and EU legislation adopted pursuant to those treaties are not just programmatic norms without legal effects. On the contrary, their very raison d'être is inherently linked to the creation of individual rights that are directly enforceable before national courts. For every EU right, there must be a remedy, a judicial remedy. It is on this founding postulate that the entire EU system of judicial protection is based. In that regard, it is worth noting that the Court of Justice has explicitly held that the right recognized in the Charter may produce horizontal direct effect, where the Charter provision stating that right is sufficient in itself and does not need to be made more specific by other provisions of EU or national law to confer on individuals a right which they may rely on as such. Accordingly, such a right is unconditional and mandatory in nature, applying not only to the action of public authorities, but also in disputes between private parties. Thus, the ECJ has noted that Articles 21 and 47 of the Charter may produce horizontal direct effect. You all remember the Association de Médiation Sociale case, where we distinguished Article 27 of the Charter, where the court refused to give direct effect, horizontal direct effect, in contradistinction to Articles 21 and 47. Now, unfortunately, I cannot give you the scoop yet, but there will be a further crucial judgment on the 6th of November of this year. That is a case Bauer and Wilmeroth, Kreuzinger und Max Planck's Gesellschaft. It's three cases where the court will for the first time rule, I'm not telling you in which sense, on the direct effect or not of Article 31 of the Charter. That is the fundamental right to annual leave, a social right. Remember that in the Dominguez case, the court somewhat handily went around the problem and said, well, try just a bit harder in terms of consistent interpretation, which the Cour de Cassation in France ended up doing. So it was a reasonable judgment to not understand this as a criticism. But there we could barely escape the problem head on about the horizontal effect or not of the Charter as far as Article 31 is concerned. In Bauer and Wilmeroth, Kreuzinger and Max Planck Gesellschaft, four related cases, we can no longer avoid the question. So you will read and you will then think about this analysis of the autonomy. It's always a matter of the positive filling in of the autonomy of the union legal order. Third, EU law does not allow normative gaps to appear. Indeed, autonomy could hardly be achieved in a legal system that was not self-sufficient and coherent. For the EU legal order to find its own independent space between national and international law, the fragmentation resulting from constitutional and legislative gaps could not be allowed to persist. Although the solutions adopted to fill any gaps may be inspired by the constitutional traditions common to the member states or by international treaties, those solutions must come from within the union legal order itself. The essence of EU law calls upon the Court of Justice to assume its responsibilities for finding the law, rechtsvindung. In my language, rechtsvinding, rechtsvindung, to find the law, by fashioning general principles of law. Gap-filling grounded in the system of the treaty aims to create norms that properly reflect the nature, objectives, and functioning of the European Union. And like our predecessor said for the first time in the Frankovic case, that the liability of member states for the breaches, for the harm or loss caused as a consequence of breaches of union law, was inherent in the system of the treaties.
Are we so far removed from McCulloch versus Maryland, 1828, Chief Justice Marshall speaking? This is a constitution we are expounding. That's our court saying it's inherent in the system of the treaty. This is a constitution we are expounding. It's a constitutional text which is the ultimate reference for finding the law, for filling the gaps, inspired by the sort of adjacent parcels of land around the legal order, inspired by it, but it's all done within the self-referential system. In Rosneft, for example, a 2017 case of our court, the Court of Justice ruled that it has jurisdiction to give judgment by way of preliminary ruling, always this keystone of the system, on the validity of an EU act adopted under the EU's Common Foreign and Security Policy, the CFSP, provided that the questions referred relate to one of the following two matters. First, whether the CFSP act in question complies with the constitutional principle requiring that the implementation of the CFSP does not encroach upon the powers conferred on the EU institutions under the TFEU. And second, the CFSP act in question relates to restrictive measures adopted against natural or legal persons. The Court of Justice noted that in the context of actions for annulment, the EU courts enjoy jurisdiction ex ratione materiae to rule on the validity of CFSP acts that relate to restrictive measures against natural or legal persons. Accordingly, and I quote, it would be inconsistent with the system of effective judicial protection established by the treaties to interpret the relevant treaty provision as excluding the possibility for national courts to make preliminary references to the Court of Justice on the validity of CFSP decisions prescribing the adoption of such measures. It's a bit technical, but you know the problem. It's Article 275 TFEU, which speaks only of actions for annulment in these two categories. Huh? The dividing line of Article 40, that's the first one, and then the restrictive measures. Actions for annulment. And our court said, it's almost like the case law of the photofrost and so on. It's the monopoly of annulment, it's the monopoly of validity control. The two are sort of two sides of the same coin. But it must be said, there is nowhere a reference to the preliminary rulings procedure, which is without a time limit, for instance, and which can come from the future and which can come by surprise years later in the framework of a liability action, for instance, pending in a national court or what have you. So our court did a step and said, inherent in the system of the treaty, this is a constitution we are expounding. Positive content of autonomy. Fourth and last, normative conflicts between EU norms, internal conflicts, or conflicts between an EU norm and norms belonging to other legal orders, external conflicts, are to be solved in accordance with primary EU law. Internally, the principle of hierarchy of norms pervades EU law. Secondary EU law must comply with primary EU law. In the same way, EU administrative measures which are incompatible with EU legislative measures will be annulled or declared invalid. Externally, the Court of Justice has held that international treaties which have been incorporated into EU law enjoy a supra-legislative status. But, as I already mentioned, referring to the CADI line of cases, may not prevail over the constitutional tenets on which the Union is founded. Rules of national law, even those of constitutional rank, that conflict with EU law must be set aside. Since EU law indicates how normative conflicts are to be solved, that law establishes a coherent legal order based on the rule of law. However, it does not follow from the fact that EU law itself determines how normative conflicts are to be solved
and in particular that EU law prevails over conflicting provisions of national law, that the autonomy of EU law rules, that the autonomy of EU law rules out value diversity. On the contrary, diversity forms part and parcel of the Union's autonomy. In the field of fundamental rights, the case law shows that it is ultimately for the EU political process to decide whether a uniform standard of protection is to replace a plurality of national standards. Where EU law allows room for such a plurality, national standards must comply with three cumulative conditions. First, those standards must comply with the level of protection guaranteed by the Charter. Second, national standards may only be applied where the EU has not adopted a uniform level of protection, which, needless to say, must itself comply with the Charter. And last but not least, a higher level of protection provided for by national law must not jeopardize the objectives pursued by EU law. Allow me in this audience, and that's my last movement, to illustrate that point by highlighting the contrast between, on the one hand, the ruling of the Court of Justice in Meloni, and on the other hand, that in MAS and MB, commonly known certainly in this country as Tarico II. Whilst in Meloni, it was held that EU law did indeed prescribe a uniform level of fundamental rights protection, in the circumstances of Tarico II, the opposite conclusion was reached, allowing room for national diversity. Why is that so? In Meloni, the EU legislator amended in 2009 the European Arrest Warrant Framework decision with a view to protecting the procedural rights of persons subject to criminal proceedings, whilst improving mutual recognition of judicial decisions between member states. To that effect, the EU legislator introduced a new provision that exhaustively lists the circumstances under which the executing judicial authority may not refuse execution of a European arrest warrant issued against a person convicted in absentia. The Court of Justice noted that the new provision complied with Articles 47 and 48 of the Charter, given that it only applied to situations where the person convicted in absentia was deemed to have voluntarily and unambiguously waived his or her right to be present at a trial in the issuing member states. So, since the EU legislator had itself struck, in compliance with the Charter, a balance between the protection of those fundamental rights on the one hand and the requirements of mutual recognition of judicial decisions, in this case in criminal matters, the application of a higher national standard was ruled out. To say it somewhat more straightforwardly, it was a case of full harmonization. By way of speaking, it's not technically harmonization like for the internal market, but there was a very precise, detailed legislation at EU level, the framework decision on the European arrest warrant, which spelled out the precise conditions which needed to be fulfilled for proceedings convicting a person in absentia to be nevertheless recognized without further ado in all other member states with a view to executing a European arrest warrant. Those conditions were here fulfilled, so it was irrebuttably considered that Mr. Meloni had knowingly and willingly, voluntarily, chosen not to be present at his trial. So therefore, Spain had to surrender without making that surrender conditional upon requiring a new trial. That idea of an exhaustive regulation at EU level in compliance with the Charter is all opposite in the MASMB case Tarico II. There, the Court of Justice recalled that the member states must ensure, in cases of serious VAT fraud, value-added tax fraud, that effective and deterrent criminal penalties are adopted. Nevertheless, in the
absence, the court notes expressly, of EU harmonization that is now about to change because there are new directives adopted and we are in the period of transposition, but at the time this case played, there was none. So the court said, in the absence of EU harmonization, it is for the member states to adopt the limitation rules applicable to criminal proceedings relating to those cases. This means, in essence, that whilst the member state must impose effective and deterrent criminal penalties in cases of serious VAT fraud, it is free to consider, like Italy does, that limitation rules form part of substantive criminal law. And we had a research note made indicating that the member states are about equally divided in considering these criminal limitation periods substantive law or procedural law. The Benelux countries, it's procedural law. But that doesn't matter. It's not harmonized. That's the point. So the court adds, where that is the case, that these limitation rules form part of substantive criminal law, the member states must, the member state in question here, Italy, must comply with the principle that criminal offenses and penalties must be defined by law, a fundamental right enshrined in Article 49 of the Charter, which corresponds to Article 7, first paragraph of the ECHR. Accordingly, even where the limitation rules at issue prevent the imposition of effective and deterrent criminal penalties in a significant number of cases of serious VAT fraud, the National Court is under no obligation to disapply those rules, the limitation rules, insofar as that obligation would be incompatible with Article 49 of the Charter. That does not mean, however, that those limitation rules are left untouched to the detriment of the financial interests of the EU. In the light of the primacy, unity, and effectiveness of EU law, it is then first and foremost for the national legislator to amend those limitation rules so as to avoid impunity in a significant number of cases of serious VAT fraud. So in other words, the idea there is the member state, in its constitutional identity in a way, says this is substantive criminal law. Although many other member states make the opposite choice, and even the Strasbourg Court jurisprudence accepts that it's be procedural rules. But we are not harmonizing. We are not a court harmonizing legislation. The Strasbourg Court, even less, right? So every member state makes its own choice. But that said, there is an obligation to produce the required result. That obligation is for the legislator. And normally the legislator is better placed to see with a helicopter view whether serious VAT fraud leads to effective convictions or not. If that is not the case, structurally and systemically, the legislator must act, either to make the judicial system more efficient or to lengthen the limitation periods, or even both. If that is not leading to the required result, it is for the Commission, and we say so, to bring infringement actions. But the fundamental rights of the people concerned, as understood in the national constitutional fabric, are being preserved. Why? Because the Union has not exercised the competence. It could have. It's all shared competence under Article 40 of EU. The Union could have, and it now is in the process of also doing so. But at the time, it had not. So unity, diversity, all within the autonomy of Union law. It's a constitutional structure of the Union which determines what is done in a unitary fashion and what is left to plurality of the national systems and their constitutional identity. A few rapid and very short concluding remarks. From a normative perspective, the autonomy of EU law reflects the idea that the treaties lay down a constitutional order, given that they have established an autonomous, self-sufficient, and coherent system of norms. Such a constitutional order is to be distinguished from international law. Now, for those of you who have not yet done it, I did it recently. When you make a full text search on the word constitutional in the
case law of the court, just the judgments, the Advocate General even make further use, but just in the judgments, the very first instance, what incidence was the Levert case. And I look Carlo Corti Gialdino, because he was the referendaire of the Advocate General, and I was the referendaire of the reporting judge in that case. So you see what links over more than 30 years people in the same room. And it was for the very, very first time that the word constitutional was used. And there was even an attempt, I think I may say that historically, the case and all its antecedents are now in the Villa Cassiate, it's already in the historical archives because more than 30 years have passed. But the compromis de délibéré was constitutional, charter constituted by the treaties, and in an adjective, not the word constitution as a substantive, constitutional charter. If you now make the search, you find constitutional structures, constitutional values, constitutional principles, a constitutional system, and even other substantives, all with the adjective constitutional. And frankly, before and after the rejection of the treaty establishing a constitution for Europe, which was never ratified. So it went all the way through. Because from the perspective of the court, nothing has changed. The word constitutional is in a way an adjective, not linguistically, but as to its meaning, for the autonomy. Autonomy, autonomous, constitution, constitutional, autonomy, constitutional, that's what is meant. That the ultimate reference is the own primary law structure of the union itself. However, the idea of autonomy in no way conveys the message, as I said, that the EU and its law are Eurocentric and that the Court of Justice seeks to insulate EU law from external influences, whether they be stemming from international law or from national law, like the Tarico II case shows, when there is an opening to national diversity, the court is perfectly capable to integrate that in the constitutional order. The notion of autonomy enables the court to strike the right balance between the need to preserve the values that we Europeans cherish and want to preserve for the next generations. That's all the pending rule of law cases, of which I don't say anything because they're precisely pending. And the esprit d'ouverture that inspired the authors of the treaties when drawing important lessons from the ravages of the World War II. Accordingly, the autonomy of EU law is imbued with the idea of engaging in a balancing exercise that allows the European Union to find its own constitutional space, another substantive used in our case law with the word constitutional, but while interacting with the member states and their national identities, including their constitutional identities, and with the wider world. Thank you very much. Bene, non vi avevo mentito quando ho detto che il presidente era un ottimo oratore. Io lo ringrazio molto per questa bellissima lezione che ci ha fatto. E volevo sentire se c'era qualche intervento dal pubblico di richieste di chiarimento o di osservazioni su quello che ha detto. Ecco, pace.
So, dear President Lenners, thank you very much for the wonderful lecture of today. You made convincingly reference to the U.S. Supreme Court judgments in your lecture. So my question should not be understood as naive, but I would ask you just to enlarge on the difference between the U.S. and the EU legal system, and especially the difference of the goals of the two legal systems, please. Mm. Well, I may use the other microphone so then I can see you better. That is, of course, a very large question, and I see Jacques Ziller laughing because this is my topic of academic work when I had still the time to engage in it more fully, which since the last 3-4 years may be less the time. But all the same, I shall answer in a very concrete fashion. It's the courtroom, the classroom, as I said, so moving between the two. You must certainly be aware of our recent judgment, Coleman, 5th of June 2018. It's a case involving the recognition in Romania of a same-sex marriage lawfully concluded between two men in Belgium, another member state. And this whilst the Romanian national was a migrant worker in Belgium. The male spouse of this man is an American, a US citizen. Upon return in Romania, the Romanian authorities refused to give a residence permit to the American national, saying, the man whom you contend being your spouse, that's impossible. Look at the Code Civil in Romania. The marriage is a sacred union between a man and a woman. That's how it figures. And the lawyer for the couple said in our court, and I suppose in that order, but that was a cynical remark on his part. In any event, at all levels, so the administration refuses to give the residence permit to this third state national. Thus they said to the Romanian national, welcome home, but the other one stays out. May stay 3 months, not beyond it. They attack it in court, first instance, Court of Appeal, Supreme Court, and they lose at all levels. And then there is in Romania the equivalent of what we know in Germany, the Verfassungsbeschwerde, or the Recurso de Amparo in Spain, before the Constitutional Court. And he says, this is an infringement, all of this is an infringement of my right to family life. And in addition, I'm protected under European Union law, and the primacy of application of Union law in the Romanian legal order is also constitutionally guaranteed. So he went on both scores to the Constitutional Court. And the Constitutional Court of Romania refers the matter to us, basically asking, should the Romanian authorities recognize the marriage lawfully concluded in the Kingdom of Belgium under Belgian law, another member state of the Union, in a context which is affected by free movement? And of course, you know our judgment, the Grand Chamber of our court said, yes, you must recognize it, with a view to applying European Union law on free movement, which includes the right to go out and to be well received in another member state. But since the Surinder Sin case, it also involves the right to come home with the family which you have founded in the meantime while you were away. So we apply that case law to this same-sex marriage situation. Now, the answer to your question. The United States Supreme Court had a similar case
in June 2015. Both cases June. So 3 years, one from the other. And the case is almost identical. In the United States, marriage law, family law, is state law. It's not included in the enumeration of Article 1, Section 3, the different clauses. So, Congress shall have power too. You don't find anything about family law. State law. Maryland, like 15 other states at that point in time, had introduced same-sex marriage. Ohio expressly forbids it. All at that time, in the early 2010s, that's not that long ago. You have understood it. Maryland is Belgium, Ohio is Romania. No, but that's what we're speaking on. Now, the cases go through the courts in Ohio to have the marriage recognized for application of fiscal law and social law and all sorts of rules when the couple has moved from Maryland to Ohio. And they lose in all the courts until the Supreme Court. So they make a final appeal, which is possible, against the state Supreme Court to the Supreme Court in Washington, based on the Federal Bill of Rights, which is possible, although this is at first sight state law, but in the US, as you know, they don't have the equivalent of Article 51, first paragraph of the Charter, whereby the Charter is only applicable to the member states when they are implementing substantive union law. After the Civil War in the United States, 1865, the amendments 11 till 15 were introduced in their constitution, and gradually the Supreme Court said that all the federal fundamental rights, the Bill of Rights, the first 10 amendments, were incorporated in the Due Process Clause and Equal Protection Clause of the 14th Amendment against state law, state action. This also, you see, 180 degrees the opposite of the European Union, also, I would almost say, especially when the member states, the states in the United States, are exercising their own competence. Because the idea was, when states exercise their own competence, but thereby so flagrantly breach what is commonly seen as the fundamental rights, the rule of law, democracy, etc., it makes it hard to continue living in the same club. And they had a 4-year civil war on that basis in relation to slavery. So, the Supreme Court of the United States takes the case, although the substance is entirely state law. They take the case, and they say under the full faith and credit clause, which is the equivalent of our mutual recognition system inherent in the judicial cooperation within the area of freedom, security, and justice, the full faith and credit, Ohio must recognize. So you will see what's then the difference. They come out on the basis of their equivalent provision to the same outcome. Now comes the difference. After having said that, after a few paragraphs basically, because that's rather straightforward, they go further and they say, yes, but that will mean that in Ohio there will be married homosexual couples because they have lawfully married in another state, and on the basis of full faith and credit, they must be seen as married in Ohio, which does not know that marriage. So that is unequal treatment within Ohio. But there you see, it's a federal country, which the European Union is not. They say this is a problem of federal law, that in Ohio you have homosexual couples considered as married couples and others who would like to marry living there who cannot. So they take the giant further step saying that on the basis of the Equal Protection Clause and the Due Process Clause, including human dignity, the right to individual self-determination, including the right to one's sexual orientation, etc., it's a powerful opinion. They say all 50 states henceforth
must have same-sex marriage as a federal fundamental rights requirement. That is impossible in the European Union because Article 51.1 of the Charter, the basic paradigm is different, and also because we have a much more subtle understanding. We are not one nation indivisible under God, like the children say in the morning when they must greet the flag. It's all a bit old-fashioned, but I mean they do it. The Pledge of Allegiance, one nation indivisible under God. Even leaving God aside, one nation indivisible, the European Union is not. I would almost say fortunately not. The Union is a common governance structure, is a common legal order, but it's not a state. It's certainly not a nation state. Europe has had enough of nation states, right? So supranationalism is inherent in the value of the European Union. And so there you see it. But all the same, the US analysis is extremely, extremely interesting. It's a 5-4 judgment, and the Chief Justice was writing for the minority of 4, and when you read his opinion, you recognize many of the criticisms in Central and Eastern European countries against our judgment. If you read the majority opinion written by Justice Anthony Kennedy, who was the switch vote in the previous composition with the 4 liberals of the court, when you read his opinion, then you read the very elogieux comments, the éloge, which we read in Western Europe. So it's really the same divide, but it is cast in a different constitutional fabric. All right. Thank you very much, Professor Lennertz. That was absolutely fascinating. So turning to instead the similarities between US law and EU law, if I'm understanding your narrative correctly of the differences between the Meloni ruling and the Tarico II ruling, in Linguistic Alliance to the US counterparts, we can say that essentially there was one difference. In Meloni, there was field preemption. In MAS, there was no preemption. Instead, most of the debate focused on the primacy issue. So most people can still attack the principle, which this court has clarified since 1964, or actually since 1960 in the Humble ruling, that EU law takes precedence. So I'm asking you, do you think it's time for this court to recognize what constitutes a conflict, again, and as the US Supreme Court has done some years ago? Thank you very much. Well, ci sono altre questioni, Cortese? Thank you, Mr. President, Bernardo Cortese. Can you hear me? Yes. I fully appreciated your presentation and I agree with most of it. I partially disagree with the idea that international law has disappeared from the framework, and in particular that you ground that assumption on commission. Oh, sorry, and that you ground this assumption on the commission versus Luxembourg statement that exceptio inadempleti contractus is not present in the framework of EU law. Theoretically, of course, as special law is special law, that can mean, so treaty law can also mean that states decide to abolish this kind of mechanics between them. But this is not that the point. The point is, if you leave away international law, the treaty has magically become something different and only something different. I fully agree it has developed differently
a self-constituted inter-individual order, constitutional order, from the treaty, because of the treaty provisions. But the treaty is still there. If you don't recognize that, it is then difficult to manage the conflicts between national constitutional courts and national constitutional systems and the core of those constitutional systems and the European constitutional system. Then you have two unilateral approaches facing each other and not recognizing the other situation. While if you keep international law alive, at least as the framework, you can still say there is a legal obligation to abide by the common framework, even if you have a core set of values at your constitutional level. So I see it is still useful to understand a part of EU law as international law. That was only my... Thank you. Grazie, Presidente. A very short and perhaps a slightly British question. As you are very well aware, in the UK, everybody thinks that the Khmer means the court hates arbitrators. Without being so radical, there's an argument which goes as, a Khmer got the preliminary reference, German arbitrators, they had to apply the law. So if there is an alternative system that fully guarantees judicial protection, why being so tough if there is no need to intervene? So in other words, if there are other ways to guarantee judicial protection and the autonomy of your law, perhaps. Fermiamoci qui perché ormai siamo un po' in ritardo, quindi ci fermiamo qui. Merci. So first the question which was asked and which is absolutely well taken and focused. So the question whether cases like Meloni, if I understood it rightly, and also other similar cases should not rather be cast in terms of preemption having taken place or not, rather than primacy. I can be very short. I 100% agree. That is why I emphasize, I didn't use the word preemption, but effectively when you take a textbook on U.S. constitutional law, like my teacher's textbook from Lawrence Tribe, American constitutional law, the supremacy clause, as they dare say, Article 6 of the U.S. Constitution, it's sort of a self-evident conflict of norms. But the preemption is a much larger concept, and he explains also that. It's really the intent of Congress, including the silence of Congress, to cover a whole field, thereby knocking out the states from that field. And of course, there, the textbook of Lawrence Tribe, just to take that as an example, but there are many other textbooks, is much, much longer on preemption than on primacy. For them, supremacy, the supremacy clause. Because for the preemption, it's really a matter of judicial construction to know whether you have or have not fully covered the field. If, for instance, a legislator at federal level makes the assessment that a matter should remain free from regulation, then the legislator did not intervene. The legislator remained silent. And you may know this professor of the 1930s is a man called Dickinson, and he said, in relation to preemption, Congress has now a beautiful power. It has the power to remain silent. Of course, when Congress remains silent, it is difficult to know what it means, but judges know. And so it means it's a margin of judicial construction whether a field, now more seriously, has been exhaustively, I said in my speech, exhaustively regulated or not, to the point that the member states have no margin left. In Meloni, we made that assessment. So that is a case of full preemption. It's not a matter of primacy, it's preemption. There was no margin of further policy at constitutional, legislative, or whatever level for the member states left. And it's quite obvious why that was so,
because the whole system of the European arrest warrant rests on the premise of mutual trust and mutual recognition. So if member states could unilaterally say, yes, but for me, that is so crucial, it's my identity, you know, yeah, then the whole system falls apart. So at one point you must say, like it would be done in the US, that you have the standard of the Bill of Rights, which is common to all. Our court upholds that standard, and we do it exigently. And once everyone complies with that, mutual trust can play, or the whole system falls apart. In Tarico II, it was the exact opposite paradigm, as I said. The second question of Professor Cortese is an extremely interesting one, and I must say that I'm very grateful that you asked it, because the court marks the difference with international law, especially in the previous period. But you're absolutely right, and I surprise myself that almost spontaneously I say it also. I say, well, you know, a bit like I did here, eh? Primacy, direct effect, is all not that new. It's pacta sunt servanda, it's self-sufficient provisions. Of course, we are constantly fed. That's why I spoke of no insulation from these sort of adjacent parcels of land around our legal order of the Union. So it's constantly influenced. And you're absolutely right that it might ease some tensions between national constitutional courts and the European Court. Meloni is a case in point. The Spanish Constitutional Court basically followed our judgment, as you know. They restricted the jurisprudence they made of their Article 21 of their constitution to cover extraditions worldwide. There it continues to be valid and to be applied like always. But as between member states of the Union, there they said, well, no, it's the European arrest warrant system. And of course, when you read their judgment, as a follow-up to our judgment, it is more or less cast in the terms you mentioned, saying, yes, we have in fact committed, Spain has committed itself to the EU treaties, and they have been found by our constitutional court to conform to the constitution of Spain before ratification, so now we must deliver, pacta sunt servanda. So it's something which we should definitely keep in mind. Also, authors have remarked that when we consistently say that when the wording of a provision is not all that clear or somewhat ambiguous, or the linguistic versions differ, then we go look into the object and purpose. This is straightforwardly Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. So there is indeed no point to downplay, certainly not in the present-day context, more than needed. So that's a very good idea. I fundamentally agree. Well, the last question, why be so harsh? So harsh in terms of, for instance, knocking down arbitration or whatever. So here again, and that was why I was expecting this question, not necessarily from you, Andrea, but from somewhere. And that's very legitimate. That's, as I said, we are here for. What was with us the problem in ACMEA, and why we were harsh, and we were, I do realize this, is that it is two member states which agreed to disempower the courts of the member states which could not be trusted. It was saying the Netherlands and Belgium and Italy and all the Western Europe, those are the good ones. Central Europe, Eastern Europe, those are the bad ones. They do their best, you know, but look at what happens in Poland, Hungary, and all the other countries. When the chips are down, you can't trust them. So it's normal that these countries, if they want to get the Western investments, disempower their courts. That's the passage. And that was the problem. I repeat, if ACMEA, as a major financial and insurance group of the Netherlands, had concluded a contract with the Slovak authorities in the 1990s, a contract for 30 years, for instance, subject to an arbitration clause, this would be like Nordsee, the old Nordsee case, or Gazprom.
So it is absolutely false to say that we are against sort of innovative mechanisms of dispute resolution. But this is a matter of disempowerment of national court. Here we were more concerned with the equality of member states before the treaties. You should know that in that case, look to the judgment back after this meeting and see the long, long list of member states intervening. It was all the Western member states in one direction, except one, much to its credit, and I'm pleased to say it, Italy. Italy played the communitarian card, together with the Commission and with all the Central and Eastern European countries. So it's now more and more the case that we have, in these sensitive areas, we have a split field which corresponds to the present heterogeneity of the Union. But we cannot, and I repeat it with emphasis, because it's for me a very, very important part also of my task as court president. We cannot tell, which I invariably do, I did it in my FIDE introductory speech in Lisbon this year, that all the member states should be held to the norms of the rule of law. Associação Sindical dos Juízes Portugueses, probably the most important judgment delivered by the court since decades, where we have, based on Article 19, said that it is a matter of European Union constitutional law that the minimum norms of rule of law, including in their very essence, we use the word essence of the fundamental right to the effective judicial protection, in that case, and in the PPU case of the Irish High Court, judgment of 25th of July 2018, that independence and the impartiality of the judges are the core essence of the fundamental right to effective judicial protection. We cannot press that message on all the member states, but in particular on those member states being distrusted in these bilateral investment treaties, and then say, but you know, whatever you do, you have to sign up the death knell on your judicial system, because you may do what you want, but you will not be trusted, because it's you. Would it not have been much harsher if we had gone the other way? Thank you. Bene, grazie il Presidente Lennartz per questa splendida lezione che ci ha fatto, e speriamo di avere... Speriamo di averlo di nuovo alla prossima nostra sessione tra un anno, e gli auguriamo buon lavoro nel corso di questo anno per gli importanti incompiti che gli incombono come presidente di un'istituzione che affronta ogni volta questioni difficili, questioni delicate, questioni sensibili che gli stati spesso non vogliono risolvere o che le giurisdizioni non vogliono risolvere e che scaricano sulla Corte di Giustizia. Ma abbiamo già detto molto, siamo un po' in ritardo, quindi mi fermo qui, lo ringrazio di nuovo. Do la parola al Presidente Tesauro, che approfittiamo del fatto che egli oggi è qui tra noi per sentire quello che magari ci avrebbe detto ieri. Io, con tutte queste macchine, no? Sembra una specie di uomo elettrico, mentre invece sono assolutamente disabile dal punto di vista tecnologico. Però ne ho bisogno perché non ho ossigeno. Non dovevo venire, sono stato molto combattuto per questa cosa, però mi ha fatto piacere venire. Innanzitutto perché c'era il Presidente della Corte di Giustizia, nella quale io ho lasciato il cuore, lo devo dire con grande sincerità. Poi perché mi ha fatto passare una serata a Lussemburgo molto tempestosa, perché lui era appena arrivato al Tribunale
E si sapeva, mi avevano detto che aveva 5 figlie. E la sesta in arrivo. Allora io dico a mia moglie, dico invitiamolo, come invitiamolo? Con tutti questi figli che facciamo qua? Dico no, invitiamolo lo stesso. Invece vennero da soli, vennero solo i coniugi. E fu una serata bellissima, ancora più bella fu quella quando mi mostrasti la tua squadra, il tuo comando di sei figli, ognuna con un compito molto preciso e molto bello da vedersi, ognuna si occupava di qualche cosa. Abbiamo fatto questa seconda associazione di materie internazionalistiche dedicata specificamente al diritto comunitario. Non deve essere, per carità, una guerra, una divisione o qualcosa di simile tra noi e la Sidi, per carità. Io stesso partecipai alla creazione della Sidi con grande entusiasmo, ci feci parte dei primi due direttori, diciamo. E mi ricordo che con Ferrari Bravo, con Leanza, eravamo tutti molto contenti di avere questa. Questa è una cosa in più, è un vantaggio in più da tutti i punti di vista, dal punto di vista scientifico certamente, e dal punto di vista accademico non ne parliamo. Mi fa molto piacere che Fausto Pocar, col quale io ho fatto la libera docenza, lui sempre più pallido, perché aveva una commissione arrabbiata da Picone, è un segnale anche questo, che le due associazioni dovrebbero lavorare insieme in una sinergia simpatica, allegra, non triste. Deve essere una cosa allegra che ogni tanto si incontrano queste due facce di una medaglia che è bellissima, che sono le materie internazionalistiche. Mi fa piacere di essere venuto, io non dovevo venire, ma mi fa piacere di essere venuto e di aver visto non un gruppo di intimi amici, ma un bel numero di adepti a questa AIS2, certo il nome è difficile. Però, e poi mi fa piacere che è venuto a inaugurarla il presidente della Corte, che è Ken Lenners, sei un carissimo amico, ma è soprattutto un grande studioso e una grande persona. Questo lo devo dire perché, nonostante gli anni passati, io ho un ricordo magnifico e ancora oggi seguo il suo lavoro con grande ammirazione, devo dire. C'è qualche cosa che la Corte si poteva risparmiare, ma anche la Corte Costituzionale si poteva risparmiare. Se le dovevano risparmiare tutte e due. Nessuno ha capito di che sto parlando. Ma insomma, la Corte secondo me doveva essere un po' più allegra, ecco. E la Corte Costituzionale italiana difendere un lato della giustizia italiana così
poco pregevole, diciamo, ha un po' esagerato. Però ecco, quello che è importante sottolineare è che fra la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale non c'è assolutamente, non è sentita dai protagonisti, dagli attori di queste due giurisdizioni, un qualcosa di gerarchico. Assolutamente no, è semplicemente un rapporto di collaborazione, di sinergia, che insieme hanno creato il gioiello del sistema giuridico comunitario, che ha, si dice, trainato, mi pare che la parola era proprio di Tiziano, dice, ha trainato lo sviluppo del processo di integrazione. Con la complicità della Commissione, un po' più restia, ma insomma la Corte ha avuto molto coraggio. E quello che ci troviamo di buono, l'Europa buona che c'è, è frutto della giurisprudenza della Corte. Adesso c'è un pericolo dietro l'angolo. Si parla troppo male dell'Europa e basta. Così facendo si torna indietro. E i governanti moderni non ricordano, non hanno studiato perché la comunità è nata, per un obiettivo così nobile come la pace. E credono ancora che sia qualcosa da maneggiare come si maneggia il denaro, la finanza, eccetera, eccetera. Certo, si sono fatti degli sbagli. 10 gemelli in una famiglia sono difficili da crescere. E separare la responsabilità delle scelte di politica economica con la moneta è un errore addirittura tecnico, perché insomma la moneta è lo specchio dell'economia. Come si fa a separare le due cose? E invece quello che sembrava una bella iniziativa in realtà era abbastanza criticabile. Oggi ne abbiamo le conseguenze. Se nel 57 era ancora accettabile questa separazione tra le scelte di politica economica lasciate all'autonomia e alla responsabilità degli stati e la moneta, allora la moneta stava insieme. Insomma, vabbè, però togliere la moneta e farne un'isola dove governa in beata solitudine la Banca Europea, beh, questo forse è lo sbaglio più grosso. Quindi, comunque c'è sempre, non ci sono solo problemi, ci sono anche soluzioni. Forse se si parla un po' di più dell'Europa, se si fa emergere dell'Europa che c'è, quello che c'è di buono, non solo quello che c'è di marcio, di cattivo, di negativo. Se si fa emergere quello che c'è di buono nell'Europa che abbiamo, ci accorgiamo che l'Europa è una delle poche cose che noi possiamo tramandare dignitosamente ai nostri giovani successori. Io vi ringrazio di essere venuti, vi ringrazio anche di aver partecipato con entusiasmo alla seconda avventura del diritto comunitario, che io chiamo ancora diritto comunitario. Yeah.
Perché è più bello. Il più bello, sì. Certo, certo, l'articolo 2 del Trattato di Lisbona, che nessuno ha letto naturalmente, dice un'altra cosa, ma non dice certo quello che si legge ogni tanto qui, neologismi assolutamente orribili che si leggono da qualche parte. Io vi ringrazio molto, vi ringrazio di avermi eletto nel periodo peggiore della mia vita dal punto di vista della salute, perché io sarò vecchio, però insomma ancora mi fidavo di fare qualche cosa. Adesso devo girare con questi fili elettrici per poter camminare. Allora mi è costata, ma sono venuto con piacere, vi ho visti con piacere tutti quanti, quelli che conoscevo e quelli che non conoscevo. Questi ancora di più, perché vuol dire che la seconda associazione ha assunto anche dei nuovi adepti. Auguri per tutti quanti, la speranza è di vederci ogni anno a discutere, perché è ancora bello discutere di cose scientifiche. Questa è stata una relazione eccellente, eccezionale, è stata, come al solito fa Ken, va bene, ma insomma questa è stata eccezionale in modo particolare. E se noi ogni anno, ogni due anni, non lo so, quando avremo la possibilità di riflettere su queste cose così importanti per il nostro futuro, per il futuro dei nostri figli, evidentemente sarò contento. Sempre in pace con la Sidi, per piacere. Grazie. Bene, grazie al Presidente Tesauro, al quale rivolgiamo ancora i nostri auguri più affettuosi e sinceri di rivederlo per molti anni qui tra noi. Grazie ancora al Presidente Lenartz, che ha presentato qui una delle poche cose buone dell'Europa, che è la Corte di Giustizia. E grazie appunto a tutti voi per averli ascoltati. Adesso purtroppo io devo chiudere questa parentesi perché siamo in ritardo sugli orari, sui programmi, sul programma di lavoro, e quindi mi scuso con i colleghi che devono intervenire alla tavola rotonda successiva, ma valeva la pena dedicare più tempo alla relazione del Presidente Lenartz. Buon lavoro a voi tutti.
dove sta finito? E dove è finito cosa però? Ah, aspetta, facciamolo dire al presidente, su, sta qua. Questo ti serve? Sì, mi serve. Di essere stati costretti a ridurre i nostri interventi da questa meravigliosa lezione del presidente Lennart e anche dall'indimenticabile saluto che ci ha portato il professor Tesauro. Sono state due occasioni molto importanti, molto interessanti e che sicuramente costituiscono un contributo al nostro entusiasmo per la vita di questa associazione, che anche le cose che abbiamo sentito ci danno il senso che valga la pena di farla vivere intensamente. E sotto questo profilo io devo dire che l'oggetto di questa tavola rotonda, che sarà un poco sacrificata, ma benevolmente e molto ben sacrificata, era di illustrare le prospettive di sviluppo, di riforma della Corte di Giustizia. E sotto questo profilo io credo che, per quanto mi riguarda, si tratta soltanto di indicare l'atmosfera nella quale le prospettive di riforma della Corte di Giustizia si devono calare. E l'atmosfera in cui si devono calare queste riforme è un'atmosfera che è già stata evocata, ma che vale la pena di essere rievocata, e che è costituita da un clima che non è certo favorevole al processo di integrazione europea. E noi, come studiosi del diritto dell'Unione Europea e come europeisti convinti, per riprendere la frase del professor Tiziano, abbiamo un dovere da svolgere, quello di far sì che chi è fuori dal mondo dell'Accademia possa avere il nostro contributo. E sotto questo profilo io credo che tra la prima prospettiva del lavoro per la Corte di Giustizia è quella di valorizzare intensamente quello che già il presidente Lennart aiuta a fare, perché nella vita della Corte di Giustizia c'è la redazione ogni anno di una presentazione di quella che è stata l'attività della Corte in quell'anno, e in molti casi lo stesso presidente Lennart ha accompagnato i giudici e gli avvocati generali del paese a illustrare con una conferenza stampa. E io credo che la vita di questa associazione potrebbe contribuire a una trasformazione di questa conferenza stampa. E noi viviamo in Italia in questo momento in cui abbiamo una forte simpatia da parte della Corte di Cassazione, la quale è un po' sconvolta da quello che sta succedendo in questo
dibattito tra la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale, e noi abbiamo dei giudici degli Stati membri e in particolare dei giudici italiani che sono molto attenti a preservare il futuro del processo di integrazione europea. E allora mi domando se la ipotesi che è stata fatta ieri e che è stata raccolta dall'Università di Napoli non debba essere, diciamo, in un certo senso rivisitata quella ipotesi e si debba pensare di realizzare un incontro sulla giurisprudenza comunitaria dell'anno assieme a questa iniziativa della Corte di Giustizia, in modo che ci sia l'Accademia a discutere, ma la Corte di Giustizia a presentare l'attività dell'anno, a presentare questa pubblicazione che da tempo è ripetuta e che è molto utile. E sotto questo profilo io credo che, per essere realisti, per far fronte a questa situazione che un articolo è uscito in questi giorni ha indicato come un certo malessere nel rapporto tra Stati membri e Corte di Giustizia, mi chiedo se a questa situazione non si debba far fronte associando anche il Consiglio Superiore della Magistratura, in modo da coinvolgere tutti i giudici del nostro Paese. Questo non attraverso una partecipazione di tutti i giudici del nostro Paese o del Consiglio Superiore della Magistratura, ma studiando i mezzi per cui, con la tecnologia che oggi è possibile, quello che sarà diciamo l'incontro della nostra associazione non sia messo alla disposizione delle varie sedi dei distretti della magistratura italiana. E credo che questa sia una prospettiva molto interessante, e una prospettiva molto interessante a cui non escluderei anche di far partecipare la stampa, perché la stampa in un certo senso potrebbe essere destinataria, se si usa la tecnologia e se queste nostre tavole rotonde, questi incontri sono registrati, siano messi a disposizione per far capire meglio la situazione. Per altro verso, dottoressa Celestina Iannone, in uno scritto che è appena uscito sulla rivista del professor Tizzano, ha messo in evidenza che un terzo delle ordinanze di non ricevibilità di questioni pregiudiziali che sono adottate dalla Corte di Giustizia provengano dall'Italia. E quindi questo avvalora ancora di più questa prospettiva. Per altro verso, nel corso dei lavori di ieri c'è stato qualche cenno al fatto che c'è questo malessere dei giudici degli Stati membri nei confronti della Corte di Giustizia con riferimento al rispetto del principio dei termini ragionevoli. Ora, sotto questo profilo, io credo che si debba prestare attenzione alla indicazione di favorire certe vie, nuove vie, a regolamenti dei conflitti prima di arrivare alla Corte di Giustizia. E questo è un tema che è affrontato nel progetto di modificazione del protocollo numero 3. E io credo che su questo punto valga la pena di riflettere, e credo che io mi debba tacere per lasciare rapidamente una presentazione di questo progetto di modificazione del protocollo numero 3 al professor Adam. Grazie Presidente. Devo dire che c'è un po' di difficoltà a svolgere il mio compito in così poco tempo, perché credo che abbiamo a disposizione una decina di minuti ciascuno, e questo progetto sicuramente, anche solo per la sua descrizione, richiederebbe ben più tempo. È un progetto importante per vari motivi.
In primo luogo perché il primo tentativo dal 2004 in poi di dare attuazione alla riforma di Nizza, perché nel frattempo sì, si sono fatti una serie di interventi successivi, ma in primo luogo non erano indotti, diciamo così, dalle previsioni del Trattato di Nizza, e comunque riguardavano aspetti interni del funzionamento, dell'organizzazione e del funzionamento delle istanze giudiziarie dell'Unione. Questo è il primo tentativo di riorganizzare invece la distribuzione delle competenze giurisdizionali dell'Unione tra le sue istanze. È quindi importante da questo punto di vista, ma è anche importante analizzarlo, nonostante abbia subito già una battuta d'arresto, nel senso che la stessa Corte ha invitato il legislatore, il co-legislatore, a prendere un attimo di una pausa di riflessione, perché la stessa Corte vuole prenderla rispetto ad alcune reazioni, tra cui il parere della Commissione, però rimane un punto importante, proprio per questo motivo che dicevo prima, che è il primo tentativo di riorganizzare diversamente rispetto a quello che è stato in parte fino a Nizza, ma anche dopo Nizza, il riparto di competenze tra le istanze giudiziarie dell'Unione. E peraltro su un tema importante che, se vogliamo, è proprio al cuore di tante difficoltà di oggi nel rapporto tra gli Stati membri e l'Unione Europea, i ricorsi per inadempimenti, cioè il modo in cui, diciamolo francamente, gli Stati membri stanno nell'Unione Europea. Che cosa fa questo, cosa propone questo progetto presentato dalla Corte nel marzo scorso? Di trasferire al Tribunale la competenza in materia, la competenza sui ricorsi, a conoscere dei ricorsi sugli inadempimenti da parte degli Stati agli obblighi che gli derivano dal diritto dell'Unione Europea. In realtà non è un trasferimento tout court, tutta la competenza trasferita al Tribunale. Diciamo intanto una parentesi, che trasferimento della competenza in questa materia al Tribunale avrebbe già di per sé una grandissima novità, porterebbe. Perché? Perché evidentemente i ricorsi per inadempimento a questo punto sarebbero assoggettati a un doppio grado di giurisdizione, circostanza che fino adesso, come sapete, non è stato, con tutte le conseguenze che questo può avere in termini di durata dell'inadempimento da parte degli Stati, di sanzioni eventuali, soprattutto in tema di somma forfettaria, che gli Stati si potrebbero trovare a dover pagare laddove approfittassero di questo maggior tempo che gli dà il doppio grado di giurisdizione. Ma il problema è che comunque, al di là di questo aspetto concreto, il trasferimento non è realizzato nella sua complessità, cioè non sono trasferiti tutti i ricorsi per inadempimento, è un trasferimento, diciamo così, molto frammentato, possiamo definirlo, frammentato forse molto di più di quello che altre competenze, per esempio quello in materia di ricorsi per annullamento, il sistema giurisdizionale dell'Unione conosce. Sostanzialmente, cercherò di essere brevissimo nel tempo che credo di avere a disposizione, quello che viene trasferito sono in teoria i ricorsi articolo 258, articolo 259 e articolo 108 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 258 e 259 sapete benissimo cos'è e cosa sono. Sono il ricorso presentato dalla Commissione nei confronti di uno Stato al termine di una procedura di infrazione. Il ricorso 259 è il ricorso presentato da uno Stato membro contro un altro Stato membro dopo una procedura che passa comunque attraverso la Commissione. L'articolo 108 lo sapete pure cos'è, probabilmente Cristina Schepi si poi interverrà per dare qualche maggior dettaglio, è il ricorso diretto della Commissione senza passare per una procedura di infrazione dinanzi alla Corte, laddove uno Stato faccia un'applicazione abusiva di un aiuto di Stato non ottemperando a una decisione
che ha giudicato quell'aiuto di Stato emanata dalla Commissione. Quindi un ricorso diretto senza passare per la procedura di infrazione. Detto così sembra che copriamo tutte le ipotesi di ricorsi per inadempimento. In realtà ci sono una serie di esclusioni, ci sono delle esclusioni implicite. Prima esclusione implicite, all'interno dei trattati vi sono delle ipotesi, sono previste delle ipotesi di ricorsi per inadempimento analoghi a quelli dell'articolo 108 paragrafo 2 per settori specifici. Ad esempio l'articolo 114 per quanto riguarda l'armonizzazione delle legislazioni e la possibilità di deroghe da parte dei singoli stati alle armonizzazioni, a queste armonizzazioni decise a livello europeo. C'è l'ipotesi dell'articolo 348, se non sbaglio, che consente analogamente un accesso diretto alla Corte di Giustizia laddove uno Stato faccia un uso abusivo di quelle possibilità che i due articoli successivi, quello in materia di sicurezza nazionale e quello in materia di gravi conflitti e tensioni internazionali, li consentono di prendere laddove le stesse provochino delle distorsioni del mercato o abbiano un'incidenza sul pieno rispetto degli obblighi. Questi articoli non sono menzionati nella proposta della Corte, quindi è da pensare che implicitamente rimangano fuori dal trasferimento al Tribunale. Così come rimane fuori dal trasferimento al Tribunale un articolo specifico che riguarda la possibilità di ricorsi nei confronti di uno Stato membro, in un caso nei confronti di una banca centrale, da parte del comitato direttivo della BEI e dall'altra del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che sono anch'essi dei ricorsi per inadempimento, sono anch'essi dei ricorsi nei confronti degli Stati per non rispetto degli obblighi loro incombenti in base ai trattati. Tra l'altro, proprio in questa materia c'è una causa pendente adesso dinanzi alla Corte, BCE contro Lettonia, che tocca uno di questi problemi. Qua siamo in presenza di eccezioni implicite. C'è un'altra eccezione implicita ancora più rilevante, che è l'esclusione dal trasferimento al Tribunale dei ricorsi 260, i ricorsi sanzionatori, chiamiamoli così, che sono anch'essi però dei ricorsi per inadempimento. Per un inadempimento diverso, l'inadempimento ha una sentenza della Corte, ma sono comunque ricorsi per inadempimento. E anzi, in un caso di questi, quelli previsti dall'articolo 260, paragrafo 3, la Corte si pronuncia, come sapete, sono i mancati recepimenti per direttive legislative, si pronuncia non soltanto sulla parte sanzionatoria, ma si pronuncia addirittura a monte sulla esistenza o meno della violazione, cioè sull'effettivo mancato recepimento o meno della direttiva legislativa. Questi anche la proposta della Corte non li menziona, quindi sono implicitamente esclusi. Ma non basta. In realtà la proposta esplicitamente esclude anche degli altri ricorsi dalla possibilità del trasferimento al Tribunale, lasciandoli quindi sostanzialmente nelle mani della Corte. Sono due le eccezioni a questo proposito che fa la proposta della Corte, che prevede la proposta della Corte. Quei ricorsi basati sull'articolo 258, 259 o 108 paragrafo 2 che eccepiscono la violazione da parte dello Stato di un obbligo previsto dal Trattato di Unione, ovvero un obbligo gravante sullo Stato ai sensi del titolo quinto del Trattato sul funzionamento dell'Unione, leggi, spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Cosa vuol dire che sono in questo modo esplicitamente esclusi questi obblighi? Che rimangono evidentemente di competenza della Corte, non passano al Tribunale. Come vedete, quindi, è una aggiungete anzi a queste esclusioni esplicite, queste ultime che ho citato, che sono però predeterminate perché sono identificate in maniera chiara, oggettiva, delle esclusioni eventuali che ugualmente prevede la proposta della Corte. L'ipotesi cioè che un ricorso per inadempimento che non rientri tra quelli che sarebbero oggetto di una delle esclusioni che vi ho appena citato sollevi una questione di principio o un problema eccezionale
che per ciò stesso induca a portare direttamente la questione, il ricorso, alla Corte di Giustizia. In questo caso il Tribunale, d'ufficio su domanda di parte, può devolvere il ricorso per inadempimento che gli è stato presentato alla Corte di Giustizia. Come vedete, quindi uno schema quasi abbastanza complicato da descrivere. È uno schema che da questo punto di vista, se lo prendiamo come modello di future riforme, di altre riforme del riparto di competenze tra le istanze giurisdizionali, può lasciare qualche dubbio, qualche perplessità legittima. In termini di semplificazione del sistema, prima di tutto, perché abbiamo la stessa materia, i ricorsi per inadempimento, spezzettata in varie ipotesi, alcune, come vi ho detto, basate su criteri oggettivi, altre su valutazioni del momento concrete. Quel ricorso pone una questione di principio. Vi è un problema coerenza, di rischio di coerenza per la giurisprudenza della Corte. Questo rischio c'è già di per sé, se vogliamo essere onesti, nel trasferimento al Tribunale di primo grado, al Tribunale dei ricorsi per inadempimento, perché in realtà rimane poi in mano alla Corte la competenza a valutare la conformità del diritto nazionale indirettamente, ma comunque a valutare la conformità del diritto nazionale al diritto europeo attraverso le pregiudiziali interpretative. E sappiamo tutti benissimo che il rinvio pregiudiziale è stato usato e viene costantemente usato come uno strumento alternativo, non dico alla procedura di infrazione, ma comunque alla possibilità di far rilevare dalla Corte un'incompatibilità, una violazione da parte di uno Stato di un suo obbligo europeo. Di fronte a questa situazione che si crea con il trasferimento al Tribunale dei ricorsi per inadempimento, esiste di per sé il rischio che nel momento in cui la sentenza del Tribunale diventasse definitiva, perché non impugnata dinanzi alla Corte, che poi successivamente la stessa questione possa arrivare davanti al giudice maggiore, diciamo così, cioè la Corte, a titolo di rinvio pregiudiziale, e quindi la possibilità si apre a una valutazione diversa della stessa vicenda, con tutto quello che può significare in termini di coerenza della risposta del sistema giurisdizionale alle violazioni da parte degli Stati. Ma a parte questa ipotesi generale, che deriva dal fatto stesso, può derivare anzi dal fatto stesso del trasferimento al Tribunale della competenza in materia di ricorsi per inadempimento, c'è anche uno di questi meccanismi dovuto a una di queste frammentazioni che vi dicevo della competenza tra, in materia di ricorsi per inadempimento, tra Corte e Tribunale, che può ampliare ulteriormente la questione o le ipotesi di incoerenza o di rischi di incoerenza. Pensate ad esempio alla sentenza del Tribunale in materia di inadempimento, non impugnata, che quindi diventa definitiva, non eseguita dallo Stato condannato, per la quale poi, per la sanzione da assumere nel momento in cui la Commissione si accorga che non è stata ottemperata alla sentenza di primo grado, alla sentenza del Tribunale, dovrà essere giudicata, dovrà essere portata dinanzi alla Corte. La Corte si troverà a giudicare della combinazione di sanzioni rispetto a un inadempimento il cui perimetro però non è stato costruito da lei in tutte le particolarità, con grossi rischi di non necessariamente piena coincidenza tra le valutazioni della Corte e quelle operate dal Tribunale. Quindi questo è uno dei problemi che vedo in questa proposta. Ultimo punto, cercando di essere il più breve possibile. Questa frammentazione, dicevo all'inizio, anche nel caso dei ricorsi diretti per annullamento,
c'è una frammentazione tra il Tribunale e la Corte della competenza a giudicarli, quindi non è una grande novità, ma in questo caso veramente lascia un po' perplessa una frammentazione così ampia, così allargata, così marcata, anche perché non è chiaro fino in fondo qual era l'obiettivo sempre perseguito nella scelta dell'attribuzione all'uno o all'altra istanza giurisdizionale della competenza a giudicare di quel determinato ricorso. La tendenza apparente, quella che verrebbe a tutti di dire per prima e che è sottolineata molte volte nella proposta presentata dalla Corte, è ovviamente le cose importanti, le cose di rilievo costituzionale, le questioni di principio, devono andare dinanzi alla Corte. E quindi il non detto è al Tribunale lasciamo le banalità, lasciamo gli inadempimenti che non creano problemi. Però poi se uno va a vedere quella frammentazione che vi ho appena descritto, ci si rende conto che ci sono non si trova sempre riflesso nella realtà poi della frammentazione che sarebbe prodotta alla fine se passasse da questa proposta. Faccio un esempio per tutti, l'articolo 260 paragrafo 3, che è l'articolo, ve lo ricordavo prima, che consente di far condannare lo Stato da parte della Commissione, di far condannare uno Stato che non abbia recepito una direttiva legislativa, immediatamente con delle sanzioni a carico dello Stato inadempiente. Apparentemente sembra una questione, e così è motivata in fondo dalla Corte, di grande rilievo, sensibilità politica, perché ci sono le sanzioni, perché in questo caso ci sarebbero le sanzioni. Ma già di per sé ormai il discorso delle sanzioni, della mera applicazione delle sanzioni, è una questione che non ha più la sua rilevanza politica particolare né la sua difficoltà interpretativa particolare. Nel caso specifico poi dell'articolo 260 paragrafo 3 è vero, ci sono degli aspetti sulla cui la Corte non è ancora intervenuta, ma immagino che le toccherà purtroppo intervenire molto a breve sul significato di mancato recepimento, il limite di demarcazione con lo scorretto recepimento e altre ipotesi di questo genere. Ma una volta chiariti questi aspetti, che potrebbero essere portati alla Corte anche attraverso un'altra via, ma non ho il tempo proprio di affrontarla, a parte questo, i ricorsi per inadempimento, per mancato recepimento, sono i ricorsi più banali che la Corte si trova a affrontare in materia di inadempimento. E questi però, quelli legislativi, rimarrebbero nelle mani della Corte stessa. Io mi fermo qui, ma mi rendo conto che proprio toccato delle cose così molto, ma per rimanere nei tempi che ci sono affidati e consentire soprattutto ai colleghi di esporre il loro punto di vista. Avanti al Coreper a Bruxelles, dove lo Stato italiano beneficia dell'assistenza della professoressa Porchia, a cui chiediamo di portare una testimonianza su che cosa bolle in pentola a Bruxelles su queste cose, che farà piacere sentire anche al Presidente Lennart. Grazie. Anch'io cercherò di rispettare il tempo che mi è stato che ci siamo dati, quindi restare nei tempi estremamente ristretti e cercando di dare una panoramica di quello che è la situazione, lo stato dell'arte del dossier che si è appunto pende davanti al Consiglio e al Parlamento relativo alla proposta di modifica dello statuto che è stata appena introdotta. La proposta di modifica del marzo 2018 includeva, oltre al punto sul trasferimento che è stato già introdotto e su cui tornerò tra un momento, anche un punto che riguarda la proposta di attribuire alla Corte la competenza a stabilire sui ricorsi di annullamento collegati alla mancata esecuzione di una sentenza ai sensi dell'articolo 260, quindi cosiddetti incidenti di esecuzione,
Una e soprattutto uno degli aspetti importante è l'introduzione di un procedimento preventivo di ammissione, come diciamo, di filtro per determinate impugnazioni, il filtro da parte della Corte di Giustizia quando si tratta di certi atti adottati da certe agenzie e uffici. E l'ultimo punto è l'allineamento della terminologia utilizzata nello statuto al linguaggio, alla formulazione contenuta nel trattato dopo, per effetto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona. Dicevo, proponeva questo perché effettivamente introdotta la proposta arrivata sul tavolo del Consiglio, partito il dibattito consigliare, sono emerse tutta una serie di perplessità, questioni, quindi era ancora in corso la riflessione sulla proposta con riferimento al primo punto, in particolare al trasferimento delle competenze in materia di infrazioni, e dove le perplessità, alcune delle perplessità sono quelle che Roberto Adama ha appena ricordato. Un'altra perplessità, altra questione che aleggiava riguardava la necessità e la tempistica della riforma, tenuto conto che non è ancora completata la riforma del 2015, vale a dire il raddoppio dei giudici del Tribunale, e siamo in attesa al 2020 di una relazione generale da parte della Corte sull'attuazione, sull'efficacia, sugli effetti della riforma. Quindi in questo contesto di riflessione nel quale erano confrontate quindi diverse posizioni, su cui non entro, vi è stata la decisione poco prima dell'estate da parte della stessa Corte, anche quindi con lettera del Presidente della Corte che è arrivata al Consiglio chiedendo di, e poi la proposta è stata così modificata, chiedendo di ridurre l'oggetto, quindi la riforma, il progetto di riforma, ai tre punti, escludendo quindi il primo relativo al trasferimento al Tribunale della competenza in materia di infrazione. Quindi al momento, oggi, davanti al Consiglio, cioè al Consiglio e al Parlamento, il progetto di riforma include soltanto i tre punti che ho citato, quindi essenzialmente competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 260, quindi incidente di esecuzione nell'ambito delle procedure di infrazione ai sensi del 260, procedimento di filtro per certe impugnazioni e adattamento terminologico. Su questi punti sono stati, quindi non penso di poterlo dire, insomma sono stati accolti, non hanno creato, sicuramente il primo non vi è stato quasi dibattito, sul secondo ci sono state sia da parte della Commissione che da parte degli Stati, anche da parte dei cosiddetti stakeholders, delle richieste diciamo di adattamento, di correzione su alcune questioni, in particolare con riferimento alla necessità di identificare quali siano queste agenzie, uffici, i cui atti, se già esaminati in sede amministrativa, sarebbero soggetti a questo procedimento di filtro da parte della Corte di Giustizia, quindi ci si è posto un problema di certezza giuridica, di identificazione o di possibilità di identificare queste agenzie e questi uffici. E l'altra domanda che era stata fatta e che è stata fatta è quella di rendere pubbliche le decisioni e motivate, quindi motivazione e pubblicità, e oltre alla possibilità di esplicitare e dire espressamente che l'impugnazione potrebbe essere sia totale che parziale. Il risultato è che questi adattamenti, cioè questi suggerimenti che sono emersi da parte della Commissione e nel dibattito stanno accogliendo un favore da parte del Consiglio, mi riferisco al gruppo consiliare, e quindi la proposta di riforma con questi adattamenti è al momento, sta per essere finalizzata nel gruppo, per essere poi portata in approvazione del Coreper e quindi Consiglio, per consentire l'autorizzazione, per consentire l'avvio del negoziato in formato cosiddetto quadrilogo, cioè Commissione, Parlamento e Corte, essendo soggetto proponente.
E da un lato, questo per quanto riguarda il lato Consiglio. Per quanto riguarda il lato Parlamento, il Parlamento in realtà non ha ancora adottato la sua relazione, cioè un progetto di relazione della Commissione Iuri, ma non ancora adottata, cioè ancora termine per emendamenti al 22 novembre. Quindi bisogna aspettare questo termine. Anche lì pare che la questione più delicata continua ad essere con riferimento al procedimento preventivo di ammissione di certa impugnazione da parte della Corte di Giustizia quando adottate, quindi con riferimento che provengono da certi atti, certe agenzie, certi uffici che adesso svelo quali abbiamo identificato correttamente, che sono l'agenzia per le sostanze chimiche, l'Agenzia per la sicurezza aerea, l'Ufficio per la proprietà intellettuale e l'Ufficio delle varietà vegetali. Cioè sono questi soggetti, organismi, i cui atti, quando esaminati già da ricorso amministrativo, quindi soggettati già decisi sulla base delle sentenze del Tribunale, per l'impugnazione alla Corte sarebbero soggetti ad un procedimento di filtro per passare all'impugnazione, quindi al secondo grado, davanti alla Corte di Giustizia. E su questo mi fermo perché poi ci sarà un intervento successivo. Quindi dicevo che il problema dell'identificazione, cioè se inserire espressamente nello statuto gli uffici con il limite che ogni volta per aggiustare la lista occorre modificare lo statuto, oppure la questione è se introdurre dei criteri generali in maniera tale da non dover ricorrere ad una modifica dello statuto se si vuole integrare la lista. E penso che anche sul lato Parlamento, come dicevo, potrebbe essere un punto aperto, un punto in discussione, di cui però non sappiamo ancora perché, come andrà a finire, visto che non è stato ancora approvato il rapporto del Parlamento. Diciamo che questo è il quadro della situazione. Un riferimento brevissimo all'adattamento terminologico, che è anche un po' una curiosità che forse si colloca bene nel contesto in cui siamo, cioè la richiesta di adattare il riferimento contenuto nell'articolo 51 alla proposta iniziale era di chiedere un adattamento e riprendere la formulazione contenuta nell'articolo 263. Quindi riprendere l'inciso, quando si parla di atti che sono la cui impugnazione, cioè la cui giurisdizione è riservata alla Corte, riprendere l'inciso che non siano raccomandazioni e pareri. Terminologia a tutti nota e con i quali abbiamo chiaramente una certa confidenza familiare e che non aveva forse neanche suscitato il dubbio di ambiguità. Nel parere della Commissione invece questo inciso viene rilevato come che può provocare, suscitare ambiguità, come se gli atti che non siano raccomandazioni e pareri non sono riservati alla Corte, sono riservati al Tribunale. E quindi si è chiesto di adattare il riferimento contenuto nell'articolo 51 eliminando questo inciso rispetto a quella che era la proposta originaria. Questo per quanto riguarda appunto il riferimento terminologico, che ho trovato abbastanza curioso e interessante rispetto al fatto che sorprendeva quanti non erano talmente abituati alla terminologia che non intravedevano questa ambiguità. Quindi questo, che chiaramente non ha provocato nessun dibattito, nessuna discussione, nessuna opposizione, così come nessuna questione si è posta rispetto alla proposta di riservare gli incidenti di esecuzione alla Corte relativamente all'esecuzione delle sentenze ai sensi dell'articolo 260, quindi il nodo, che continua ad esserci, ma non, si presume che si possa sciogliere, riguarda soltanto il filtro, cioè gli adattamenti riguardano soltanto il meccanismo di preventivo di ammissione dell'impugnazione. Come dicevo, l'auspicio è di arrivare, così come in effetti è stata la richiesta di rinvio, di rinviare la questione, il primo punto del trasferimento alla seguito all'attuazione della riforma, con la richiesta di chiudere, di adottare la procedura, l'attuale progetto entro la fine della corrente legislatura, e in questo senso ci stiamo impegnando e esiste una volontà di arrivare e di chiudere, una volta depurato del punto più controverso, il progetto di riforma entro la fine della corrente legislatura.
E con questo e su questo mi fermo, per quanto aveva tutta una serie di altre considerazioni da fare su altre riforme, diciamo, minori o comunque contenute nel regolamento di procedura appena adottate, ma al limite lascerò poi per successivo intervento. Grazie. Grazie professoressa Porchia. Mi permetto di richiamare l'attenzione sul fatto che questo sistema di semplificazione risponde alla esigenza di avere un sistema più efficiente, di lasciare spazio a questioni più importanti e anche all'esigenza di termini ragionevoli nelle procedure. C'è il rischio però di una contraddizione. La contraddizione nasce dal fatto che l'articolo 263, primo comma, prevede il controllo di legittimità sugli atti di organi e organismi beneficianti di un ricorso con doppio controllo di legalità. E quindi è previsto un ricorso per legittimità delle decisioni di questi organi o organismi. Però nel momento in cui si valorizzano a questo punto le agenzie e questi organi e organismi al punto di prevedere che i loro atti siano impugnabili davanti alla Corte, si va contro si corre il rischio di mettere un po' in contrasto questo con il rifiuto della Corte di Giustizia di ricevere delle richieste di pronuncia pregiudiziale da parte di agenzie. Un rifiuto della Corte che si è espresso con riferimento a agenzie nazionali che chiedevano delle pronunce pregiudiziali alla Corte. Quindi, iuris, per quanto riguarda queste agenzie, è evidente che la semplificazione pare perseguibile, pare che non incontri molti ostacoli. Però questo problema può porsi perché l'elevazione di questi organi o organismi ad un livello, diciamo così, rilevante può rimettere in discussione quella giurisprudenza. Questo è tutto, la parola al professor Baratta che, oltre a un'esperienza accademica meravigliosa, ha avuto anche l'esperienza del Consiglio e di Bruxelles di intervenire su sempre questo tentativo di migliorare il funzionamento dell'accordo. Grazie per l'invito a Gian Donato. Oggi sono lieto di ridurre il tempo di parlare perché in certi momenti è preferibile ascoltare e apprendere da una delle voci più autorevoli della Corte e di avere visto tra di noi anche il professor Tesauro. Quindi sarò molto breve a titolo introduttivo, come flash, tanto per avviare un po' il dibattito. Capisco i rilievi che faceva Roberto, cui mi legano sentimenti di amicizia. Da avvocato, e vedendo qui, non sono un avvocato dello Stato, ma vedendo un avvocato dello Stato, forse un doppio grado di giurisdizione, forse per le procedure di infrazione non sarebbe. Un avvocato avete due gradi di giurisdizione sempre in senso forse più favorevole. Ma detto questo, capisco le difficoltà sollevate da Roberto. Molto brevemente io intendo soffermarmi su questo profilo, di questo filtro, che sarebbe un filtro limitato alle impugnazioni davanti alla Corte di Giustizia di una sentenza del Tribunale che si sia pronunciata dopo una valutazione di una commissione di ricorso, o comunque secondo poi la terminologia che si usa spesso anche insomma, nel dibattito da Bruxelles, di questa autorità amministrativa indipendente. Questa formulazione è stata poi ben definita in queste quattro agenzie che indicava Ornella poco fa, e quindi da questo punto di vista almeno il testo che ho potuto vedere garantisce una certezza quali siano esattamente
gli organi e organismi sui quali questo filtro sarà chiamato a operare. Esistono alcuni dubbi sui quali si può nutrire, insomma, si può avere qualche dubbio rispetto a questo profilo, ma in teoria sì, perché qui nel momento in cui si limita l'accesso a un giudice è evidente che si può avere il dubbio che effettivamente qui si possa andare a pregiudicare in astratto almeno un diritto individuale, un rimedio giurisdizionale effettivo, oggi previsto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, ma ricordo, ma insomma lo sapete molto meglio di me, che questo è un principio che la Corte ricavò già da una sentenza del 1984, se non ricordo male, era la Johnston, in cui affermò questo principio del rimedio giurisdizionale effettivo davanti a un giudice indipendente e imparziale, già dall'epoca, come principio generale del diritto dell'Unione. Quindi si può avere, quindi abbiamo già due gradi di valutazione. Uno di questo davanti a questa autorità amministrativa indipendente o commissione di ricorso, il secondo davanti al tribunale. Il filtro impedirebbe dunque l'accesso alla Corte di Giustizia, salvo che il ricorrente non dimostri che vi sia uno scarto significativo, vi sia un rischio significativo, questo è il termine utilizzato nel progetto, un rischio significativo in termini di unità, coerenza e sviluppo del diritto dell'Unione. Ecco, questo termine di sviluppo del diritto dell'Unione è un pochino più differente rispetto a quello che noi conosciamo già essere la possibilità che la Corte ha in alcune occasioni, sensi come previsto dal trattato, nel 256 paragrafo 2, di avocare a sé alcune cause. Ma se in teoria dunque è compito del ricorrente che impugna l'atto davanti alla Corte di Giustizia dimostrare questo, non è ben chiaro per esempio quale sia le modalità del ricorso. Sembrerebbe che nel processo legislativo presso le istituzioni si sia preferito rimandare questo profilo delle modalità di definizione di questo impugnazione al regolamento di procedura della Corte. Non si sa bene se il ricorso debba essere questo profilo debba essere esaminato all'interno del ricorso, ovvero all'interno del documento allegato, ma questo sembrerebbe quasi una modalità tecnica. Più interessante direi che si tratterà di capire se la Corte deciderà su questa impugnazione con giudice unico o con una Camera. Auspererei che fosse una Camera. C'è un altro dubbio sul quale si potrebbe dire le decisioni debbono essere tutte pubblicate, tutte motivate e pubblicate. Il testo attuale sembrerebbe dire di no, perché leggo il testo, almeno nella versione attuale, si dice che the decision as to whether the appeal should be allowed to proceed shall be reasoned and published. Questo vuol dire che effettivamente soltanto le impugnazioni che sono ammesse davanti alla Corte saranno motivate e pubblicate. Ho l'impressione che questo potrebbe essere un limite, soprattutto in termini di rispetto ai diritti individuali. Perché effettivamente, se voi avete presente, e questo me lo consentirete da Ius 13, dei ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quando un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è dichiarato non ricevibile, questo avviene solo sulla base di un giudice unico. E la notizia che si ha, che il ricorrente ha, del rifiuto, quindi della ricevibilità del ricorso, è fatta su un formulario standard della cancelleria direttamente al ricorrente e non si riesce a capire esattamente quali sono i motivi. Quindi, e lì forse è più significativo la decisione negativa, perché il ricorrente non sa bene se la questione è un po' nel merito, ovvero se non sono, per esempio, pur non essendo stati esperiti tutti i ricorsi interni. Ecco, tutto questo sono tutte questioni che dovranno essere regolate probabilmente nel regolamento di procedura, perché il testo attualmente non dice nulla, però io confiderei nella saggezza della Corte, avendo appreso e avendo visto come la Corte lavora nel processo legislativo, e quindi ritengo che questi sono problemi che possano essere superati. Altre difficoltà vi sono, certamente.
Molto rapidamente. I dubbi, però, secondo me, devono essere visti non tanto nella riforma dello Statuto della Corte, di questo articolo, ma debbono essere visti in una chiave di chiamata in causa del legislatore dell'Unione. In primo luogo perché per evitare il rischio di frammentazione dei regimi di ricorsi. Quattro organi e organismi sì, gli altri evidentemente no, perché sono esclusi, ma allora sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse per informare almeno tendenzialmente le regole di procedura davanti a queste commissioni di ricorso e anche i costi processuali, almeno tendenzialmente laddove possibile. In secondo luogo, il legislatore dell'Unione non dovrebbe soffermarsi qui, ma a mio avviso dovrebbe anche valorizzare in chiave maggiormente, in chiave giurisdizionale, il ruolo delle commissioni di ricorso. Perché queste commissioni finiscono, a mio avviso, per migliorare la protezione giurisdizionale degli individui. Perché queste commissioni di ricorso, essendo come sono composte da persone ad elevatissima capacità tecnica e conoscenza tecnica e scientifica, è evidente che il primo grado di, per così dire, di giudizio è fatto da persone, volto da persone che probabilmente, con tutto il rispetto per i giudici, e in particolare dei giudici della Corte e del Tribunale, però da persone che probabilmente hanno, dal punto di vista dell'expertise tecnica, magari maggiori capacità. E quindi da questo punto di vista si potrebbe immaginare addirittura un effetto benefico sul rafforzamento delle tutele delle situazioni giuridiche soggettive. Quello che però deve fare il legislatore, secondo me, è di far sì che questi organismi di ricorso siano sempre più istanze diventino sempre più istanze amministrative indipendenti in termini di terzietà e di giusto processo. Da questo punto di vista il dibattito, se fosse limitato sul concetto di indipendenza, fosse limitato soltanto a quella che possiamo dire l'indipendenza funzionale, cioè il fatto che l'organismo, i componenti dell'organismo, non ricevano istruzioni da parte di nessuno, quindi siano totalmente indipendenti, forse nell'esercizio della loro attività, forse è un concetto di indipendenza di terzietà che è un po' troppo limitato. Da questo punto di vista forse sarebbe opportuno riprendere un modello sviluppato dalla giurisprudenza internazionale, in particolare della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in materia di indipendenza e di terzietà degli organismi in generale di uno Stato. C'è molta giurisprudenza che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sviluppato riguardo al Regno Unito, alla Francia, alla Danimarca, da cui risulta che vi sono vari elementi di questo modello. Ecco, cosa significa indipendenza in quel modello processuale? Intanto che debbano essere modalità di designazione e durata del mandato dei suoi componenti che siano inamovibili sostanzialmente. In secondo luogo che vi sia una protezione normativa contro pressioni esterne. In terzo luogo che vi sia anche un'apparenza di indipendenza e infine che vi sia una netta separazione tra autorità amministrativa, tra commissione di ricorso e organo organismo rispetto al quale la prima svolge la commissione di ricorso svolge la sua attività di controllo. Ecco, se noi vediamo una, per esempio, a titolo puramente semplificativo, quella del regolamento del 2017 sul marchio dell'Unione Europea, si vede chiaramente come alcuni di questi requisiti siano soddisfatti. Perché se vediamo l'articolo 166 di quel regolamento, in effetti vi è una garanzia di indipendenza formale, che evidentemente è una condizione necessaria ma non sufficiente. Si dice che i membri della commissione di ricorso sono inamovibili e lo sono addirittura fin tanto che non ci sia una decisione della Corte di Giustizia che rimuova il giudice quando il giudice, il componente della commissione, quando ma anche in modo grave ai suoi doveri e così via. Ma se il legislatore assumesse dunque come parametro di riferimento un concetto di terzietà, di indipendenza e terzietà, che è sviluppato nella giurisprudenza internazionale, ritengo che questo sia una cosa favorevole, ma questo concetto dovrebbe essere sostanzialmente riprodotto un po' in tutti le commissioni di ricorso che compongono gli organi, gli organismi, agenzie, chiamiamole come volete. Infine,
questo specifico aspetto della modifica dell'articolo di questa nuova disposizione che sarebbe inserita nello statuto della Corte sul filtro, mi sembra che non sia affatto inconcepibile di per sé, accompagnata da riforme legislative che siano a cui ho fatto cenno. Mi auguro, spero, che la Commissione avvii una riforma degli organismi e delle agenzie in questa direzione. La Commissione è una delle istituzioni che ancora oggi, soprattutto dopo quello che abbiamo sentito ieri e visto, per avere completato alcune procedure nei confronti di alcuni Stati membri che sono noti, insieme alla Corte, credo che possano ancora essere le istituzioni che tengono la barra dritta in un momento difficile dell'Unione. Grazie. Ringrazio il professor Baratta perché si è inserito in quella esigenza che ho indicato essere sentita oggi in modo molto forte, vale a dire l'esigenza di individuare vie nuove per rendere la vita più efficiente della Corte di Giustizia. D'altra parte devo dire che la sua analisi, che è stata un po', diciamo, logica, prescinde un po' da un dato di fatto reale della vita della Corte, dove è molto sentito questa esigenza di diminuire i ricorsi di annullamento contro sentenze del Tribunale in settori determinati. E sotto questo profilo le esigenze che egli ha indicato, che dovrebbero essere tenute presenti dal legislatore, l'esigenza di assicurare indipendenza, inamovibilità e trasparenza, sono le esigenze che sono state espresse dalla Corte di Giustizia in relazione alla capacità di agenzie nazionali, in relazione alla possibilità di rivolgere questioni pregiudiziali. È un trasferimento dal campo di applicazione della pronuncia pregiudiziale al campo dei ricorsi di annullamento di sentenze del Tribunale. Devo dire che tutte queste preoccupazioni che il legislatore deve tenere presente potrebbero essere assorbite dal fatto che mi pare che dal progetto della Corte si faccia riferimento a una Camera individuata a priori competente a giudicare su queste indicazioni del ricorrente a superare la strettoia di questa delimitazione dell'ammissibilità, e l'agenzia potrebbe farlo. Per altro verso, in sostanza, se si venisse a intensificare i requisiti che devono presentare queste agenzie, verrebbe a rendere meno sostenibile l'esclusione di queste agenzie dalla questione pregiudiziale, per cui